Alla Nuorese non è bastato giocare un ottimo secondo tempo per battere l'Ostia Mare. 1-0-0, tutto sommato giusto quello andato in onda al Frogheri questo pomeriggio, con le due squadre che hanno prevalso un tempo ciascuna. Il campo pesante non ha consentito ai verdi azzurri di giocare in velocità, la loro arma preferita. Alla Nuorese servono i tre punti per avvicinarsi alla zona playoff. Il pari muove la classifica e rimanda tutto allo scontro diretto di domenica prossima ad Aprilia. La cronaca: l'Ostia Mare parte forte e al quinto si rende pericoloso con Matarazzo anticipato in angolo da Delipperi. La replica della Nuorese non si fa attendere, al tredicesimo azione insistita sulla destra di Baone che crossa al centro. Saccucci esce a vuoto, la palla arriva a Cappai che colpisce debolmente. Gli ospiti fanno la gara e si rendono pericolosi con Massella al diciottesimo, che è servito da Macciocca a calcio centrale, ma Delipperi para senza difficoltà. La Nuorese gioca una gara guardinga, pronta ad approfittare del minimo segno di sbandamento dei laziali. Al 31esimo i verdiazzurri ci provano su punizione dal limite, ma il tiro di Frongia viene controllato da Saccucci. La Nuorese prova a guadagnare campo e va vicinissima all'1-0 con Cappai, che a un metro dalla porta, al 37esimo, non riesce a impattare un bellissimo traversone di Frongia dalla sinistra. L'Ostia Mare si riaffaccia dalle parti di Delipperi al 44esimo con Martinelli, che su punizione indirizza una palla velenosa sul secondo palo. Nella ripresa cambia tutto, la Nuorese parte bene e al secondo minuto ci prova con Alessandri, che dalla distanza calcia alto. I verdi azzurri insistono soprattutto sulla corsia di sinistra. Al quinto cross insidioso di Frongia, che Saccucci para con difficoltà anticipando Cappai. La Nuorese ci crede e al settimo una bella azione di Pugiedu sulla sinistra libera Cappai, che però non riesce a superare il diretto avversario e l'azione sfuma. All'ottavo Massella sfugge al fuorigioco ma viene anticipato da Delipperi in uscita. Al quindicesimo Pugiedu, uno dei più attivi tra i verdi azzurri, riceve palla da Bianchi, si invola sulla corsia di sinistra ma la palla schizza e il portiere può parare. Al 19esimo grande occasione per la Nuorese con Pugiedu, smarcato da Jedà. Il tiro dall'attaccante è centrale e il portiere devia in angolo con i piedi. La Nuorese continua ad attaccare in contropiede con Jedà, prova ad impensierire Saccucci, ma il traversone di Pugiedu viene deviato in corner da Martinelli. L'Ostia Mare ormai agisce solo in contropiede con lanci lunghi per le punte. Al 31esimo grande chance per gli ospiti su una palla rubata sulla tre quarti. Piro da posizione defilata calcia da ultima posizione ma la palla finisce alta sulla traversa. Il finale di marca verde azzurra, lancio in profondità di Pugiedu per Manca, anticipato dalla difesa in fallo laterale. L'ultima occasione per la Nuorese, che a tempo scaduto su corner di testa con Boi manda la palla fuori di un niente.